Dopo la brutta sconfitta contro il Bari, domani per fortuna si gioca subito e ti chiedo che clima c'è nello spogliatoio dell'Avellino e quanta voglia c'è di rivalsa per la sconfitta. Beh, sicuramente veniamo da una brutta partita, una brutta prestazione, come ha detto giustamente il mister dopo la partita. C'è un po' di amarezza e di delusione, però dobbiamo per forza di cose reagire e l'unico modo per farlo è domani contro la Vibonese dare una risposta concreta sul campo. Ciao Mirko, si parla di scarsa attenzione, di leggerezza, ha parlato il mister dopo la partita di Bari. C'è una spiegazione a questa leggerezza? Cioè, che cosa significa in termini pratici gestire un pallone, gestirlo male? Come abbiniamo questa cosa al concetto di leggerezza? Che succede nella testa certe volte? No, ma sono episodi che lì per lì, quando sei in campo, succedono. Quando li rivedi dici come è possibile, come è successo sul secondo gol, perché sul primo gol penso che da concetto non era giusto giocare quella palla, però penso che c'era un fallo grande quanto una casa su Sasà. Però non ce lo siamo spiegati nemmeno noi dopo che abbiamo visto gli errori. È normale che purtroppo il calcio è questo, si può sbagliare e bisogna trarre dagli errori, diciamo, bisogna trarre le cose, diciamo, in maniera positiva e guardare avanti per forza. Hai parlato di un po' di amarezza e delusione, però nell'ambiente, considerando anche lo striscione che avete visto, vergogna, esposta dai tifosi, c'è un altro tipo di clima tra i tifosi per quello che si è visto, perché dopo 14 minuti è imbarazzante vedere una squadra che uscire dal campo come è successo a Bari. Il tifoso, giustamente, soprattutto per la partita che era molto sentita, no? Ha tutto il diritto di dire quello che pensa, quello che prova, perché ci sta. È fuori discussione che noi non siamo andati in campo per dopo 14 minuti per fare una figuraccia di quella che è stata, è ovvio. Penso che nessuno di noi voleva che la partita andasse così. Sono stati degli episodi che ci hanno condizionato, in malo modo non doveva succedere, purtroppo è successo, ma come ho detto prima bisogna trarre beneficio da queste partite, avere più carica, andare in campo e reagire per forza, se no poi si fa fatica. Senti, il calcio ovviamente è un gioco di squadra, però poi dopo purtroppo gli episodi, gli errori diventano individuali, insomma, senza volerti mettere, diciamo, in croce, però insomma, chiaramente tu indossi la fascia di capitano, il pacchetto arretrato è stato in qualche modo disastroso, io ero a Bari e ho visto, insomma, degli errori veramente addirittura incredibili. Tu indossando la fascia di capitano ovviamente senti maggiormente il senso, la responsabilità e ti senti ancora più in colpa rispetto agli errori commessi, insomma. Ma al di là del fatto della fascia di capitano o meno, che deve essere un vanto, un onore, no? Portarla ad Avellino, io penso che è la maglia che indossi quella che fa la differenza poi alla fine dei conti, quindi non c'è il colpevole Miceli, il colpevole, che ne so, tiro un nome a caso, Dossena che era vicino a me, per fare un esempio. Purtroppo quando si va in campo, si va in 11, si perde in 11, in 22 quelli che siamo, gli errori poi giustamente risaltano agli occhi della gente, uno si deve prendere le proprie responsabilità, accettare le critiche e, come ho detto prima, andare avanti. È normale che qualcosa sia sbagliato, soprattutto io, siamo qui per crescere, per migliorare, per andare avanti. Perché se no buttiamo tutta l'aria quello che abbiamo fatto di buono fino ad oggi, che penso che qualcosina di buono l'abbiamo fatta. Mirko? Volevo chiederti come ti spieghi il cambiamento di atteggiamento tra la partita con la Ternana, nella quale avete fatto una partita praticamente perfetta e alla fine si poteva anche vincere con quel colpo di testa di Silvestri, e invece questo atteggiamento con il Bari che a tratti è sembrato, il mister ha detto, superficiale, indecente, io aggiungerei anche un pizzico presuntuoso, forse non è una presunzione voluta naturalmente, è una presunzione, non lo so da che cosa nasce, questa era la prima domanda. La seconda, quali sono le insidie della partita di domani? Perché insomma, col Monopoli avete dato subito la risposta che dovevate, domani è l'ultima partita di un anno difficilissimo,
senza il pubblico, quanto pesa anche questa assenza, è così, lo sappiamo, però nella testa di un giocatore io penso che sia difficilissimo anche godersi il giocare ad Avellino, no? C'è il peso della maglia ma c'è anche la bellezza, tutto questo voi non ve lo state godendo. Ti rispondo alla prima domanda riguardo alla Bari. Allora, noi con la Ternana l'avevamo preparata in un certo modo e affrontata in una certa maniera. A Bari invece l'abbiamo affrontata diversamente, nel senso siamo andati a prenderle alti, sapevamo comunque che ci potessero creare, che noi potessimo creare a loro qualche problema andando a prenderli alti. Poi ripeto, ci sono stati degli errori individuali che ci hanno condizionato, ciò non deve succedere. Dobbiamo far sì che nelle partite prossime questi errori che magari si possono commettere, perché tutti si può sbagliare, non ci condizionino il resto di una partita, perché anche a Francavilla è successo che dopo 2 minuti abbiamo preso un gol e poi comunque sia c'è stata la reazione. Per quanto riguarda invece il fatto dei tifosi, sappiamo tutti cosa vuol dire avere i tifosi vicino allo stadio, all'ingresso in campo, nell'incitare, nel momento magari di difficoltà, prendersi un coro oppure un applauso o anche nei momenti, diciamo, come domenica, brutti, qualche fischio. Quindi sì, ci mancano, però purtroppo noi dobbiamo fare il nostro lavoro e dobbiamo cercare di trovare più motivazioni interne a prescindere da questa cosa qua. Mirko, non me ne volere. Allora, sei arrivato ad Avellino praticamente che hai indossato le maglie dell'Alessandria, Carrarese, Rapallo, Bogliasco, Olbia, Viterbese e San Milettese. Sei arrivato ad Avellino, al Partenio. Allora, se tu sei squadra, se tu lo sai. Sei arrivato con l'auspicio praticamente che dovevi essere il leader di questa squadra. Sei partito benissimo. Le prime 3 o 4 partite che hai fatto, io parlando con i colleghi e con gli amici, cioè, finalmente abbiamo trovato il terzino centrale, testa alta, chiamavi tutti quanti i tuoi compagni, dirigevi la difesa. Cosa è successo a Mirko Micè? Anche perché la brutta figura riguardo i tifosi non la fai solamente tu, ma la fa anche il direttore di somma. Perché lui, il direttore di somma, ha giustamente dichiarato ad agosto all'amico Marco Festa, ha affermato, il direttore sportivo, Mirko è un difensore forte ed esperto, ha affermato il direttore sportivo di somma, lo seguo da tempo, nella sua posizione rappresenta un top player per la categoria, sono contento finalmente di essere riuscito a portarlo da lì. Mirko, devi dare delle risposte in campo a gente, questo vuole. Perché sei partito bene, l'hai dimostrato di essere un ottimo giocatore. Cosa è successo di questa 2, di questa 3? Qualcosa sarà successo. No, ma perché è come se fossi diventato tutto un altro giocatore. Scusami, ma io sono. No, ma io. È una critica costruttiva, hai capito? Mi fa piacere. Mi ha fatto molta impressione. Mi fa piacere perché vuol dire che hai visto qualcosa di buono nelle prime partite che ho fatto. Ma senza nessun dubbio, anzi, mi ha impressionato all'inizio. Sì, sì, ma io so, ti ripeto, so degli errori commessi. Purtroppo è il mio lavoro, è il mio mestiere, come quello degli altri ragazzi, no? Si può sbagliare, ci sono dei momenti che magari fai benissimo, momenti che fai un po' così e così, e bisogna riconoscerlo, no? Perché sennò, se si va a trovare sempre la scusa o l'alibi non si va avanti, bisogna riconoscere, ho sbagliato, ho fatto qualche errore che magari da un giocatore della mia esperienza non deve accadere, però sono qui per lavorare, per mettermi a disposizione del mister e per giocare per questa squadra. Quindi bisogna andare avanti, cioè, lo so che c'è stato qualche errore, ma che devo fare? Cioè, bisogna andare avanti. Cioè. No, lo so, ma io ti ripeto, io mi prendo le mie responsabilità e a prescindere da tutto sono quello magari uno dei più grandi all'interno della squadra e so delle mie responsabilità e vado a testa alta sempre. Mirko, a proposito di quello che diceva il collega, ti dà fastidio che in vista di gennaio il reparto sotto accusa è quello che si ritiene debba migliorare più di tutti, sia la difesa, a voi come reparto dà fastidio? No, ma ci sono le persone, il direttore, persone predisposte a fare certe valutazioni, noi facciamo i giocatori, il giocatore secondo me è sempre in discussione e si deve sentire sempre in discussione, altrimenti un po' si appiattisce e poi diventa un problema, quindi noi siamo qui. Salve.
180 minuti per, insomma, per tirare un po' le somme di questo girone di andata dopo la gara con la Vibonese. Guarda caso contro la terza forza del campionato e l'ultima, che è la Capese, che si sta riprendendo. Credi che possa essere un test valido prima del riposo, del lungo riposo, anche per riordinare le idee mentali, insomma, schemi tattici da rivedere e quant'altro? Noi, a prescindere da Teramo e Cavese, che poi avremo nell'anno nuovo, noi domani dobbiamo pensare a questa partita che è importantissima. Siamo a 3 punti dal terzo posto, quindi dobbiamo cercare di vincerla in qualsiasi maniera, belle, brutti o cattivi, come è. Dobbiamo vincere e dobbiamo cercare di guadagnare più punti possibile. Poi nell'anno nuovo staccheremo un po' la spina in queste vacanze, poi nell'anno nuovo torneremo carichi e vedremo il da farsi. Mirko, da quello che abbiamo visto fin qui in campionato, ci sembra di capire che in alcune zone del campo, compresa la difesa, si vada in difficoltà quando troviamo elementi di fronte rapidi, ovvero si è puntato su una rosa anche del pacchetto difensivo, molto fisica, molto strutturata fisicamente, e paghiamo in termini di rapidità quando troviamo giocatori che ci prendono d'infilata. È una teoria completamente fuori luogo? Che ne pensi tu? Ma non lo so questo, non te lo so spiegare, nel senso, magari come va interpretata la partita. È normale che se si fa a difendere un po' più alti qualcosa in più dietro lasci, no? Alle spalle un difensore, è normale, se va a difendere sulla linea quasi di centrocampo c'ha più campo da difendere, per un difensore è più difficile, quindi bisogna comunque valutare le partite come, in che maniera si affrontano o meno, però queste sono valutazioni che poi deve fare il mister e basta. Il vero nemico della partita domani è proprio l'Avellino o la Vibonese, considerando anche l'ottimo momento dei calabresi che hanno fermato Bari e Palermo e hanno costretto anche la Ternana a una partita sudatissima? La Vibonese, venendo i risultati, sappiamo che sta facendo un buon cammino, anche con la Ternana gli ha dato filo da torcere, la Ternana ha vinto all'ultimo, quindi sarà sicuramente una partita tosta, non semplice, perché sarà veramente dura. Poi noi abbiamo l'unica arma di andare in campo e combattere, basta, non ci sono altre soluzioni, come questa partita e anche in tutte le altre. Mirko, volevo chiederti se, ovviamente per quello che ci puoi dire, se davanti allo striscione che vi siete ritrovati al ritorno da Bari, magari non tu o qualche altro esperto, magari qualcuno più giovane, è rimasto un po' così, non avendo avuto ancora il contatto con la tifoseria, se gli avete dovuto spiegare forse che Avellino è una piazza piuttosto esigente, oppure magari questo striscione è stato visto un po' da tutti, anche dai più giovani, come uno spona soltanto. No, ma anche i più giovani, i giovani sanno il peso di questa piazza, il peso di questa maglia, quindi sappiamo tutti cosa rappresenta giocare qui, non è lo striscione in sé per sé. È normale che il confronto che c'è stato è stato un confronto costruttivo e noi cercheremo di dare ancora di più di quello che magari stiamo facendo, e se è mancato qualcosa cercheremo di tirarlo fuori ancora di più.